volevo solo aggiungere un particolare personale che ovviamente Pier non poteva fare, che riguarda me e che condivido quello che ha detto. Io ho paura, io Giorgio, però io ringrazio questa paura perché la paura è uno strumento straordinario che detesto e amo allo stesso tempo. Detesto perché potrebbe farmi fermare o nello stesso tempo pentire di fare quello che devo fare, andare là dove devo andare, dire quello che non devo tacere. Però la paura nello stesso tempo la amo perché è il mezzo, è quella straordinaria parola femminile, donna, anche questa, che mi fa innamorare sempre di più, grazie a lei, di un altro sostantivo femminile, che è la verità. Quindi la paura, donna, mi fa femmina, donna, mi fa sostantivo femminile, mi fa innamorare della verità. Perché è proprio la paura che mi fa sentire vigliacco, che mi fa sentire miserabile. Nel mio caso, quando vengo chiamato a questa esperienza mistica, vorrei fuggire, vorrei allontanarmi. Come faccio per giorni? È possibile che io ricevo la chiamata 24 ore prima, 36 ore prima? E quando ero più giovane non passava un'ora che io fossi a disposizione del cielo, della sanguinazione. Quindi anche sugli aerei mi ricordo che appena ricevo la chiamata, questo giovane passionale, senza paura. Ora che sono adulto, veterano, io dico vecchio perché il peso degli anni lo sento. Quando sento questa chiamata, sfuggo, scappo, mi viene paura. So perché la stessa chiamata che ricevo nel cuore, nello spirito da Cristo, e fuggo come un miserabile, come un vigliacco, e quindi inizio la mia battaglia contro la paura, che dura ore, 10 ore, 12 ore, dura 24 ore, 36 ore. Finché poi cedo, cioè vinco questa paura, perché l'innamoramento per la verità, per questi ideali, per questi giovani, per il Cristo, per tutto ciò che sono, per tutto ciò che ho fatto, per tutto quello che mi è stato rivelato come conoscenza, per quello che ho visto, insomma, tutta la mia vita vince la paura e quindi io mi metto a disposizione. Quindi la paura è un incipit, un input per farmi continuare ad amare la donna di sempre, che mai voglio cambiare, che è la verità del tempo, di tutti i tempi. Perché se non hai paura, si chiama incoscienza quello. Chi non ha paura è un incosciente. Chi ha paura la vince, il coraggio di vincerla, e quindi una volta che hai vinto la paura, puoi anche morire felice.